Bellati ragazzi, sono Tommaso Story, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ragazzi vi porto a mangiare in una pizzeria che fa delle pizze veramente veramente golose. Infatti sono napoletane doc, perché tutta la famiglia che comunque gestisce questo posto sono tutti napoletani. Come poi dopo vediamo se riusciremo a riprendere. È un locale molto raccolto, molto piccolo. E poi sopra il forno a legna della pizza c'è la maglietta di Maradona. Quindi è proprio napoletanità doc. Io questo locale ci sono già stato una volta, un po' di tempo fa. Quindi oggi voglio andare a riprovarlo per vedere se si confermano, secondo secondo me è una delle migliori pizzerie che ci possono essere qua, Lecco. E niente ragazzi, a dopo, bella. Regà, inoltre il locale, quello là in fondo, non so se si vede. È esatto, è là. E si trova sulla strada. Noi oggi ci troviamo a Garlate, in via statale. Infatti come potete vedere è sulla strada. Locale non disponibile di parcheggio, ma poco prima. Infatti ci troviamo adesso, un bel parcheggio bello grande, dove potete venire a parcheggiare. E niente ragà, ci vediamo quando arriviamo al locale. Ragazzuoli, stiamo aspettando le nostre pizze, abbiamo ordinato. Intanto ci siamo messi qua in questo spot che c'è qua fuori dal locale. Devo dire che, raga, i prezzi sono veramente competitivi, cioè ci stanno. Guarda qua, una margherita a 5 euro. Che ora, una margherita a 5 euro la trovi dal kebabaro? Qua però c'è anche da dire che 5 euro e paghi un prodotto di qualità. Poi abbiamo preso anche la pizza fritta, che c'è dentro salame napoletano, ricotta. Adesso ci mette anche un po' di pomodoro, mozzarella. Non ci resta altro che aspettare. Quando arriva tutto vi farò vedere e vi dirò anche cosa ne penso. 2 hours later. Eccoci, sono arrivate. Iniziamo. Madonna che bella sta margherita. Guarda qua, c'è un odore ragazzi, un profumo assurdo. Sta fumando. Sinceramente mi aspettavo il cornicione un po' più alto, però ragazzi c'è, cioè, pizza fine. Guarda qua, c'è un odore di pomodoro ragazzi assurdo. Poi bella calda ragazzi, cioè è assurda assurda. Impasto leggero, soffice, sembra si sciolga in bocca questa pizza ragazzi, non ho parole. Questa è differente quella del Diablito, non è gommosa come l'altra. Non ho parole raga, non ho parole. Pomodoro veramente veramente buono, un po' bruciacchiata qua, ma una pizza clamorosa ragazzi. Loro quello l'abbiamo pagata 5 euro, super approvata, veramente veramente approvata, veramente ragazzi. Rapporto qualità prezzo ottimo. Guarda qua come cola, come fuma anche. Ragazzi, una sensazione bellissima, goduriosa, veramente goduriosa, non ho parole. Una pizza sfiziosa, veramente veramente top. Pure la parte carbonizzata è buona. Questo secondo me può vincere a mani basse il premio come la miglior pizza di Lecco. Mamma mia ragazzi, guarda come sbrodola tutta. Questo è il vero food porn. Adesso siamo al secondo punto forte di questo video, la pizza fritta. È la prima volta che la mangio. Guarda quanto è bella dorata, molto soffice. Prima voglio assaggiare una parte dell'impasto. Guarda qua ragazzi, clamoroso, bella morbida, focaccioso. Magari so che quella, la pizza fritta magari deve essere un po' più sottile, questa è molto spessa, però non è nemmeno pesante per essere così unta. Veramente veramente top. Poi c'è qua lo strumento, ora come fila, ah, con il salame napoletano. È insane, è untissima. Guarda qua, guarda qua, tutta bella sbrodolosa. Guarda qua, oddio, guarda. Oh, in realtà la pizza fritta a Napoli, tipo, bisogna aprirla non in questa maniera così orrenda, bisogna mangiarla così. Questa ricotta è clamorosa, cioè ve lo giuro, è una delle ricotte migliori che abbiamo mangiato. Io di ricotte ho mangiato solo al supermercato, so che non può essere un grande termine di paragone, però un grande livello superiore. Un momento veramente assurdo, adesso devo capire come ricomporre questa cosa. Sta molto bene questo abbinamento con il salamino napoletano, veramente veramente goloso, veramente approvato anche questo. Se venite qua fatemelo sapere nei commenti, voglio sapere anche la vostra opinione. Ragazzuoli, siamo qui per fare le considerazioni finali di fianco al mio bellissimo pandino. Allora, devo dire che il cibo veramente top. La pizza fritta era molto fritta, molto unta, però devo dire che è stata leggera, cioè dopo che l'ho mangiata non mi sono sentito appesantito, quindi devo dire approvata. La pizza ragazzi, cioè la pizza è stato qualcosa di clamoroso, anche la pizza fritta, però la pizza avendone provate altre qua in zona, devo dire che è clamorosa. Anche a livello di ingredienti, il pomodoro veramente veramente top. Non riesco a avere altri aggettivi per questa pizza, cioè veramente raga, è qualcosa di clamoroso. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e di condividere il video. Ci vediamo alla prossima.